Urbino celebra i 25 anni dall'iscrizione del suo centro storico nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, una ricorrenza da festeggiare. Nel 1998 l'iscrizione e ora una 2 giorni di studio e dibattito su tematiche di grande interesse come il rapporto dei giovani con il patrimonio culturale, l'influenza del cambiamento climatico, la sostenibilità e la creatività locale. Sono stati sottoscritti 2 importanti protocolli d'intesa per la valorizzazione e conservazione del sito patrimonio mondiale e del territorio da parte delle istituzioni locali, regionali e centrali. Assessore Cioppi, oggi si sottoscrive un atto d'intesa molto importante per ricordare quello che è successo 25 anni fa e anche per legarsi ulteriormente al territorio. Sì, perché queste 2 giornate di celebrazione dell'iscrizione dell'intero centro storico alla lista Patrimonio Umanità le abbiamo caratterizzate con tavole rotonde di lavoro, perché siamo proprio agli sgoccioli nell'elaborazione dell'aggiornamento del nostro piano di gestione, uno strumento molto importante per la nostra città, proprio perché riguarda la tutela, la valorizzazione, il coinvolgimento di tutte le energie della nostra città. E appunto in queste 2 giornate ci sarà, come diceva, la sottoscrizione di una convenzione che proprio va in questa direzione che dicevo prima, dei portatori di interesse, quindi università, curia arcivescovile, l'Accademia Raffaello, cioè tutte le energie importanti della città che devono contribuire appunto alla tutela e alla valorizzazione del centro storico. Ma abbiamo voluto anche coinvolgere il territorio, quindi ci sarà una seconda convenzione con le unioni montane, proprio perché riteniamo che non solo Urbino, che è stato fortunato avere questa grande eredità di questo storico, di questo patrimonio storico-culturale immenso, ma anche tutto il territorio, anche perché proprio in termini di attrattività può sicuramente essere utile a tutto il territorio delle nostre aree interne. Qual è il rapporto dei giovani con la cultura oggi? Ecco, questo è un aspetto molto importante che l'UNESCO ci stimola tantissimo, e proprio in queste 2 giornate abbiamo messo nelle mattinate, in 2 fasi centrali, abbiamo coinvolto le scuole di ogni ordine e grado proprio per confrontarci con loro in termini di consapevolezza di vivere in un centro storico patrimonio dell'umanità. E fra l'altro, visto, perché ho già visto i loro lavori, sono venuti spunti freschi appunto sotto un altro punto di vista, molto chiaramente caratterizzato da questa gioventù con tanta energia della nostra città. E credo ed è fondamentale che questo aspetto delle nuove generazioni nel piano di aggiornamento ha una parte molto importante. Si parla di tanti argomenti, tra cui cambiamenti climatici, rischio idrogeologico. Sì, noi siamo molto orgogliosi di aver lavorato proprio in questi termini, perché abbiamo approvato in Consiglio Comunale un piano di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici che, come ci ha citato con grande piacere il direttore generale UNESCO, va a caratterizzare proprio anche la tutela del centro storico, sia per quanto riguarda il patrimonio materiale, ma anche è rivolto con un'attenzione a tutti quegli aspetti di chi visita la città. Non so, faccio un esempio, le persone magari più avanti con l'età che nell'estate hanno delle temperature molto elevate, c'è una gestione per poterli tutelare anche da questi aspetti dovuti ai cambiamenti climatici. Il clou in un teatro Sanzio rinnovato, 2 giorni di eventi, tavole rotonde e un concerto, con un occhio al futuro, alle prossime date e ai ragazzi. Sindaco Maurizio Gambini, 2 giorni di dibattiti ed eventi per un anniversario importante. Sì, un anniversario importante, 25 anni appunto dal riconoscimento a Urbino come patrimonio materiale UNESCO, quindi la città ideale che è stata riconosciuta con un lavoro importante. Ringrazio quelli che hanno lavorato prima di noi per avere questo riconoscimento. In questi anni è stato fatto un grande lavoro anche con appunto fondi ministeriali dedicati alla città UNESCO su progetti che noi abbiamo presentato, e devo dire sono quasi sempre stati finanziati. Stiamo lavorando veramente per ridare il giusto lustro alla città e soprattutto in qualche punto riportarla proprio all'originalità, perché questo è l'obiettivo che ci siamo posti. C'è tanto lavoro ancora da fare. In questi 2 giorni, nelle tavole rotonde, nei dibattiti e nelle proposte che emergeranno, sicuramente sarà un patrimonio, proprio per usare questa comparazione, un patrimonio che verrà sviluppato nei prossimi anni. Quindi è un 25esimo all'insegna per me
di una città che non è la città degli urbinati solo, ma di tutti quelli che vengono alla nostra città, che si possono sentire a casa loro nella città del Rinascimento, che ha dato così gli indirizzi per tutto. Se pensiamo a Baldassar Castiglioni con i suoi, diciamo, indirizzi per il bon ton, per il modo di vivere, per la qualità della vita, e che noi vogliamo ripetere, perché oggi tutti gli elementi sono volti a una miglior qualità della vita, rispetto dell'ambiente, il benessere, la bellezza. Questi sono gli elementi sui quali dobbiamo lavorare per veramente mettere in risalto l'italianità che dobbiamo rivivere e far rivivere a tutti i cittadini che ci raggiungono, che vengono alla nostra città a visitarci. Ci troviamo in un teatro Sanzio ristrutturato e restituito alla città dopo 8 mesi, a pochissimo dall'inizio della stagione teatrale. Sì, a pochissimo, il 17 sarà inaugurata appunto oggi, la stiamo utilizzando in anteprima come per questo evento del 25esimo, però il 17 sarà inaugurato dopo, in un teatro ristrutturato, completamente ristrutturato, dal tetto che abbiamo rifatto fino ai palchi, le quinte, gli impianti, quindi ci è mancato molto l'utilizzo di questo teatro, un periodo breve ma purtroppo necessario, quindi ecco, riaprire il teatro Sanzio, che si trova ai piedi dei Torricini, in un luogo bellissimo, e quindi chiaramente questa è una felicità, perché poterlo riutilizzare anche così all'interno di questo lavoro che la Regione Marche sta facendo sui teatri, come valorizzazione dei teatri, e quindi ecco, questa rete di teatri, il nostro teatro è a disposizione di chi vorrà visitarlo e di chi vorrà partecipare alla prossima stagione teatrale. Intanto si lavora per candidarsi a Capitale della Cultura Europea nel 2033. Sì, questo lavoro che è iniziato con la città di Pesaro già da un po' di tempo, ma che, diciamo, è stata impegnata poi, diciamo, come Pesaro, ma coinvolgendo tutta la provincia nella Capitale Italiana della Cultura, che chiaramente a noi fa piacere, ma che chiaramente non è equiparabile al Capitale Europea. Su questo tema dobbiamo lavorare insieme alla città di Pesaro, ma insieme a tutto il territorio, per veramente competere nel modo giusto, e quindi i prossimi 3-4 anni saranno impegnativi e impegnati per lavorare su questa candidatura, perché dobbiamo veramente costruirla bene. Il patrimonio storico ce l'abbiamo, ci dobbiamo mettere quello futuribile, cosa vogliamo fare della città, l'accessibilità, la qualità della vita. Ci abbiamo molti elementi da valorizzare che anche nel passata candidatura probabilmente sono stati un po' carenti, no, in questa direzione. Quindi insieme a Pesaro l'Urbino sicuramente ha molte più chance di avere riconoscimento, che è un riconoscimento che eventualmente non è un patrimonio di questa città o di queste città, è un patrimonio della nostra regione, della nostra provincia nella sua interezza, perché veramente una provincia così bella va assolutamente messa in risalto, partendo proprio dall'antico Ducato d'Urbino, la città di Urbino. Il patrimonio è vasto, comprende i beni immateriali e anche associazioni sportive, infrastrutture. La cultura resta in primo piano. Sovrintendente Cecilia Carlo Rosi, una giornata importante, 25 anni di UNESCO per il centro storico di Urbino, fondamentale per la regione, 1-2 giorni per celebrarlo. Una giornata grandiosa, una giornata di festa. Oggi rinnoviamo il nostro impegno per la conservazione del valore del centro storico di Urbino. Che cosa può fare la regione per questo patrimonio? Beh, la soprintendenza ha un ruolo fondamentale nella tutela e nella conservazione puntuale di tutto il patrimonio costruito. Il centro storico di Urbino cosa le ricorda? Che cosa ha di bello? Beh, i miei ricordi personali sono molti, ma il valore è quello riconosciuto e universale che celebriamo oggi. Assessore Chiara Biondi, oggi si festeggia un anniversario fondamentale, Urbino, capitale dell'UNESCO, patrimonio dell'UNESCO e forse capitale europea della cultura 2033.
Beh, sicuramente oggi è una giornata importante in occasione di questi 25 anni che celebrano un riconoscimento importante per la città di Urbino e per noi come Regione Marche è assolutamente un orgoglio perché è stato il primo sito UNESCO riconosciuto nella nostra regione 25 anni fa. Questo sta sicuramente a testimoniare che Urbino ha una grande storia e soprattutto è una culla, se vogliamo, della cultura, perché sono tanti, tra l'altro, gli artisti che hanno reso questa città oggi così com'è a tutt'oggi, quindi con questa architettura, ma non solo, diciamo, con tutto il contesto. Quindi oggi viene appunto sottoscritto questo importante protocollo d'intesa che va, diciamo, ancora di più a valorizzare e soprattutto a conservare questo grande patrimonio che penso sta a tutti noi assolutamente conservare e valorizzare, perché lo dobbiamo trasmettere alle nostre future generazioni. Esattamente, un patrimonio per i giovani, la cultura, oggi che rapporto c'è? Beh, sicuramente i giovani sto vedendo che sono sempre di più vicini alla cultura e questo mi fa particolarmente piacere, perché comunque la cultura credo che rappresenti anche un importante motore di sviluppo economico per il nostro territorio e quindi siamo assolutamente felici che i giovani trovino forse anche nella cultura degli sbocchi lavorativi importanti. Tanto si sta facendo anche e soprattutto per quello che riguarda la formazione in questo settore, quindi in tutti quelli che sono ad esempio gli operatori del mondo dello spettacolo, perché comunque ci sono veramente delle possibilità lavorative che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione per i nostri giovani.